Se ti piace il calcio, passa dal mio profilo Instagram. Iguain o Icardi? Icardi o Iguain? Beh, per me è tutto soggettivo. È una scelta che può pendere da una parte o dall'altra, senza nessun tipo di problema. Magari se chiede un tifoso del Napoli ancora innamorato di quella fantastica stagione di Iguain, ti risponderà proprio il Pipita. O probabilmente chiedendo a un tifoso dell'Inter ti risponderà il capitano, cioè Maurito. In realtà non è neanche così scontato, perché il Pipita dopo il tradimento della Juventus a Napoli non è visto di buonissimo occhio. E allo stesso tempo a Milano non possono ponderare l'idea che esista un altro capitano argentino dopo Zanetti. Ovviamente Icardi, per arrivare a fare quello che ha fatto Zanetti, deve mangiare ancora qualche crostino. C'è però una leggenda metropolitana che sta aleggiando nell'aria, se respirate a pieni polmoni potrete quasi annusarla. Mauro Icardi, infatti, è stato rovinato letteralmente da Vandanara. Ah, quando ha scritto l'autobiografia, quante insolenze che ha preso il povero Mauro. E poi, come si è permesso di rubare la moglie all'amico Maxi Lopez? Che personaggio infame. Ma siamo veramente sicuri che Vandanara stia rovinando Mauro Icardi? È un giocatore che ogni anno segna valanghe di gol. Certo, non è bellissimo da vedere, certo, aiuta poco la squadra, ma lui fa il centravanti di professione. È un po' come dire che Trezeguet non era efficace perché non faceva determinate cose. Pazzia. Mi pare addirittura che sia più giovane di me. Credo che sia un classe 93 e ha già vinto due volte il capocannoniere in Serie A. Quest'anno è esordito in Champions e ha fatto faville letteralmente. E allora più ci penso e più capisco che in realtà Vandanara non sta rovinando Icardi. Semplicemente sta gestendo come meglio crede l'immagine del ragazzo, essendo la sua procuratrice. Certo, moglie, ma anche procuratrice. Delle due devo dire che mi dà più fastidio vedere Vandanara in televisione a fare l'opinionista sportiva. Ecco, se proprio devo trovare un difetto è quello lì. Ma se va a fare delle riunioni con l'Inter e riesce tutte le volte a farsi aumentare l'ingaggio del proprio assistito e marito, allora non la vedo una cosa così negativa. Icardi simbolo e giocatore decisivo dell'Inter. L'Inter non lo vuole cedere e allora, pur di tenerlo lì, incollato alla Madonnina, gli dà più cash. E lui come risponde? Con gol, gol e gol. E al suo procuratore, invece che riconoscergli una percentuale, si sdebiterà in qualche altro modo che non voglio citare su YouTube, perché insomma, ecco. Quindi siamo davvero sicuri che Vandanara stia rovinando Icardi? Sta entrando negli anni migliori di carriera e per adesso non ha sbagliato praticamente niente. E poi devo dire la verità, io la mia Juventus un pensierino su Icardi lo farei in coppia con Cristiano Ronaldo dietro Dybala, mamma mia.